Monica Paul è la fondatrice del metodo Musicoterapia con l'arpa. Omeopata classica, Heilpraktikerin, infermiera specializzata e musicoterapeuta. Il metodo di musicoterapia con l'arpa usa la musica, i metodi di guarigione energetica e i metodi di medicina integrata in modo combinato sul lettino armonico con 112 corde accordate in 432 Hz. Le chiavi di questo metodo sono vibrazioni, frequenze e suoni. Questo metodo si ispira allo studio di Masaru Emoto sulla memoria dell'acqua. Il metodo musicoterapia con l'arpa è il risultato degli esperimenti e delle esperienze maturate da Monica Paul negli ultimi 30 anni. Il corpo umano è composto da circa il 70% di acqua. Il corpo umano è composto da cellule all'interno delle quali si muove il fluido cellulare e in cui l'energia vibrante è sempre presente. Ogni organo vibra con la sua frequenza vibrazionale indipendente. Si può davvero dire che, come una grande orchestra, tutti gli organi suonano in armonia tra loro. Quando qualcuno si ammala, la frequenza, la vibrazione delle cellule cambia. Quindi si può dire che l'essere umano cambia, vibra in modo disarmonico in molti casi. Sul lettino armonico a 112 corde in 432 Hz, la persona sente queste vibrazioni grazie all'acqua presente nel corpo e le sente soprattutto nei campi di interferenza del suo corpo. Insieme al paziente, la terapeuta cerca innanzitutto di identificare queste cellule stonate e, a seconda delle necessità, di stimolarle o sedarle semplicemente per risintonizzarle, per farle tornare alla loro armonia naturale. La musicoterapia con l'arpa è una terapia medico-musicale che lavora, tra l'altro, con le frequenze. La frequenza di base è la frequenza di 432 Hz. Le persone sentono queste vibrazioni, percepiscono i loro blocchi energetici e sentono un effetto positivo di bilanciamento a livello fisico, emotivo e spirituale attraverso il trattamento. Nel settembre 2020, Monica Paul ha iniziato un progetto di ricerca di circa un anno nel reparto di oncologia dell'ospedale Alta Valdelsa di Poggibonsi, più precisamente nel Day Hospital, dove viene effettuata la chemioterapia. Il reparto era sotto la direzione del primario dottor Martignetti. Il team medico era composto da 6 medici specializzati in oncologia e chemioterapia. Tutti i pazienti che hanno partecipato allo studio con il metodo della musicoterapia con l'arpa provenivano da questo reparto. Al progetto è stato dato il nome ARPAS, che significa armonia, rilassamento, comfort, sollievo dei sintomi. Il progetto ARPAS prevedeva lo studio combinato di 60 pazienti, di cui solo 30 dovevano essere trattati con il lettino armonico. Gli altri 30 sono stati utilizzati come riferimento di controllo durante lo studio. La frequenza del polso, la pressione sanguigna e la saturazione dell'ossigeno nel sangue sono state misurate in tutti i pazienti, prima e dopo la chemioterapia, e registrate nelle loro cartelle cliniche. I 30 pazienti che si sono sottoposti alla terapia del lettino armonico
hanno fatto una sessione sul lettino sonoro accordato armonicamente prima e dopo la chemioterapia. Questi pazienti hanno partecipato a un totale di 8 sessioni multiple, secondo il metodo della musicoterapia con l'ARPA sul lettino sonoro armonico. I seguenti questionari sono stati dati a tutti i 60 pazienti. Scala di mindfulness, il termometro dello stress, la scala Hamilton per la depressione. Le diverse sessioni del progetto ARPAS sul lettino armonico a 112 corde sono state condotte nel modo seguente. Il paziente si sdraia sul lettino sonoro. Monica Powell esegue una diagnosi energetica sul lettino armonico. Si chiede alla persona di prestare attenzione alle sue sensazioni fisiche, emotive, spirituali e mentali e alle aree e zone in cui le vibrazioni penetrano nel corpo mentre suona e come e dove si diffondono o si espandono. Alla fine del trattamento, i pazienti riferiscono le loro esperienze a Monica Paul e scrivono un diario clinico sulle loro sensazioni ed esperienze durante la sessione sul lettino armonico. Il paziente viene anche sostenuto e guidato con tecniche di respirazione secondo il metodo Middendorf e del Pranayama, a secondo della localizzazione dei campi di interferenza, dei problemi degli organi e delle sensazioni. Inoltre, il paziente sceglie uno o più diapason, ognuno con una frequenza specifica, selezionata secondo le preferenze inconsce del paziente. I diapason usati in terapia provengono dai seguenti set: chakra set, meridian set, frequenze di solfeggio set, organ set, frequenze di Fibonacci set e DNA set. Con questi set si realizza una terapia estesa e adatta individualmente per l'armonia interna dell'essere umano. Le linee guida dell'omeopatia classica, come la regola di Hering, il Tao, gli insegnamenti sui meridiani, le 5 fasi di trasformazione della medicina cinese e gli insegnamenti dell'Ayurveda con Nada e Pranayama Yoga hanno aiutato Monica Paul a trovare una terapia specifica per ogni paziente. Dopo il trattamento, il paziente si sottopone alla chemioterapia ordinata. Dopo la chemioterapia, la persona si adagia nuovamente sul lettino armonico e si sottopone a un nuovo trattamento col metodo di musicoterapia con l'ARPA. Anche alla fine del secondo trattamento, al paziente viene chiesto di condividere i suoi sentimenti e le sensazioni che ha provato e di scriverle sul proprio diario clinico. Vengono anche dati dei compiti a casa per lavorare sui cambiamenti interiori positivi che hanno provato durante la sessione. Mi chiamo Angelo Martignetti, sono il direttore dell'oncologia della zona Alta Valdelsa, che fa parte del Dipartimento Oncologico della USL Sud-Est Toscana. Noi abbiamo partecipato volentieri a questo progetto che ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti e abbiamo deciso di, visto che alcune esperienze, insomma, di alcuni pazienti individuali sembravano dare dei risultati interessanti, abbiamo deciso di fare proprio uno studio clinico per dimostrare scientificamente, con dei dati dimostrabili scientificamente, con dei metodi oggettivi, che ci dimostrassero l'efficacia di questo trattamento per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti. L'esperienza della musicoterapia con l'ARPA è stata accolta molto bene dalle nostre pazienti. In particolare una mia paziente molto provata dalla sofferenza della malattia, avendo tumore mammario con metastasi ossee e dalla sofferenza di aver perso un anno fa un nipote di 20 anni per un incidente stradale, si è sentita compresa e curata in toto da Monica Paul. Dopo le sedute di musicoterapia, la paziente ha presentato un miglioramento dello stato fisico per la riduzione dei dolori ossei da metastasi e un miglioramento dello stato mentale e psicologico.
Posso dire che nel periodo di assenza di Monica e di sospensione della musicoterapia, lo stato depressivo della paziente si è ripresentato in modo forte, al punto da richiedere un aiuto farmacologico. Monica, grazie all'utilizzo del lettino armonico, è riuscita ad entrare in sintonia con le nostre pazienti e ad alleggerire il loro carico emotivo nell'affrontare le cure oncologiche. Spero che la ricerca del metodo della musicoterapia con l'ARPA possa portare a buoni risultati in ambito oncologico e possa affermarsi sempre più in ambito ospedaliero. Un grazie speciale a Monica Paul per tutto l'impegno e la passione che ha dimostrato in questi mesi lavorando presso il nostro Day Hospital oncologico. Quando praticamente ho iniziato il percorso con la chemioterapia, mi è stato proposto anche di iniziare a fare questa ARPA terapia e io ho accettato. Ho capito in questo percorso che quando vengono suonate queste corde, queste vibrazioni entrano nelle cellule del mio corpo. E per quanto mi riguarda, io provo sempre una grandissima sensazione di calore lungo tutto il corpo, soprattutto nelle gambe, nei piedi, ma soprattutto una forte sensazione di calore nelle mani. L'ultima volta ho provato anche una sensazione diversa, come se queste vibrazioni mi passassero addirittura sopra le gambe. Per me è stata importante anche la respirazione, perché facendo questi forti respiri e buttando fuori quest'aria in maniera forte, riesci a rilassarti e riesci a gestire il corpo in maniera tale che non ti prenda il panico da chemioterapia e quindi insomma riesca a fare la terapia molto più rilassata. Per me è stata un'esperienza nuova e positiva che consiglio a tutti i malati oncologici. Ho fatto la chemio per un tumore al seno. In oncologia, dove ero in cura, mi hanno proposto la musicoterapia con l'ARPA da fare prima e dopo la chemio ed io ho accettato. Nella prima parte della terapia, cioè prima della chemio, sul lettino ho sentito le vibrazioni in quasi tutto il corpo, eccetto che al collo e alla spalla sinistra, dove io da sempre soffro di artrosi cervicale. L'ho detto alla dottoressa che con il diapason 417 Hz me lo ha passato sulla parte che gli avevo indicato. Mentre facevo la chemio ho sentito un netto miglioramento sia al collo che alla spalla. Dopo la chemio ho lavorato molto sulla respirazione che mi ha insegnato la dottoressa e che insieme alle vibrazioni del suono dell'arpa si sono trasformate in un meraviglioso rilassamento ed una bellissima sensazione di benessere in quasi tutto il corpo. Alla fine, dopo la seduta, tanta, ma tanta energia positiva e tanta serenità. Posso dire che è stata un'esperienza molto positiva che mi ha aiutato molto a superare il tosto percorso della chemio. Un grazie alla dottoressa per l'aiuto che ho avuto in questo particolare momento della mia vita e nella speranza che nei reparti di oncologia tutti possano sperimentare questa terapia che tanto aiuta il paziente. Nel marzo 2021 mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Questo mi ha causato un fortissimo esaurimento nervoso, ho dovuto ricorrere a degli psicofarmaci. Ho subito un intervento di mastectomia e poi ho scelto di effettuare i cicli di chemioterapia presso l'ospedale di Campostaggia. È proprio qui che mi è stato proposto di effettuare alcune sedute di musicoterapia con l'ARPA. Mi hanno spiegato di cosa si tratta. I cicli venivano fatti una volta a settimana, prima e dopo il trattamento chemioterapico. E a questo punto mi sono detta, perché non provare? Durante il trattamento, mentre l'arpa veniva suonata, sentivo le vibrazioni che mi entravano dentro il corpo, proprio nel seno
operato e nella testa. Il trattamento è stato veramente molto rilassante. Il dialogo con la musicoterapeuta ha fatto sì che la mia depressione si smorzasse a poco dopo ogni trattamento. I trattamenti sono stati diversi, sono stati 8. In seguito, durante i trattamenti, le vibrazioni suonate dall'arpa non entravano più dentro il corpo, ma le sentivo scivolare esternamente. È stata sicuramente un'esperienza piacevole, che ha fatto sì che, oltre alla cura del corpo, ancora in atto, ha consentito una guarigione della mia anima, in quanto ho abbandonato gli psicofarmaci. Ora sono più serena. Diciamo, quando mi hanno proposto questo progetto, all'inizio ero un po', diciamo, un po' scettica, perché io sono una persona molto cinica, molto razionale, e quindi, diciamo, non ci credevo fino in fondo. Però mi sono detta, proviamo, mi sono detta, proviamo. Abbiamo cominciato il progetto e fin da subito ho sentito, quando ero sdraiata nel lettino, soprattutto la prima volta, che le vibrazioni mi entravano dentro la parte operata, dentro il seno, in maniera molto forte. Sentivo proprio le vibrazioni in maniera forte dentro di me. Emozioni anche. Sì, anche ecco, oltre alla vibrazione dentro il corpo, ho sentito avere una forte emozione e anche delle leggere vibrazioni alla testa. E questo è stato, diciamo, rispecchiava forse l'altro mio problema, perché l'altro mio problema era il problema dello stress psicologico che aveva causato la malattia. Quindi, oltre al problema del seno, c'era il problema della psiche, dell'anima. E ecco, sì, la cosa particolare è che l'ho sentita da subito molto forte, soprattutto nella prima seduta e anche nella seconda. Poi, via via che passavano le sedute, che erano 8 le sedute, durante le ultime sedute, le ultime due sedute, la cosa particolare è che queste vibrazioni si fermavano all'esterno del corpo, come proprio se scivolassero, come se non entrassero più dentro e scivolassero all'esterno del corpo. È stato bello o è stato E brutto? no, è stato veramente bello, è stata veramente una bella cosa, sia a livello di relax prima e dopo la chemioterapia, che a livello di testa, perché io grazie a queste sedute, diciamo, sono stata aiutata anche psicologicamente, diciamo, mi hanno aiutato più queste sedute che non l'aiuto degli psicologi messi a disposizione dal centro. Quindi, ecco, poi mi sono ricreduta perché sono serviti. Sì. Allora, io ho una storia familiare abbastanza, dove l'esperienza del tumore, purtroppo, del cancro è una costante, e lo dicevo a tutti, cioè, mi aspettavo che avrei dovuto fare l'incontro con il cancro anche io, anche se non così giovane, me l'aspettavo. Ovviamente quando mi hanno fatto la diagnosi, c'è stato appunto un mio stress psicologico che ha portato all'isolamento, e quindi ecco, io passavo le mie giornate isolata da tutti, dalla famiglia, dai figli, in una stanza al buio a non fare niente. Poi questo è stato incrementato dalla paura del Covid, perché dovevo fare le sedute di chemioterapia, però erano legate al fatto o meno di prendere il Covid, e quindi c'è stata anche la paura di non riuscire ad eseguire proprio materialmente le sedute di chemioterapia. Quindi c'è stato un isolamento nell'isolamento, se si può dire, perché io dovevo stare inoltre isolata in una stanza
per evitare di venire in contatto con i miei figli che andando a scuola potevano essere portatori di Covid. E quindi lo stress psicologico all'inizio era ai massimi livelli. La terapia fatta con l'ARPA mi ha aiutato perché mi ha aiutato, diciamo, a sbloccarmi. Mi ha aiutato a sbloccarmi e inconsciamente è successo piano piano, forse senza neanche che me ne accorgessi, però ogni volta le cose, diciamo, andavano un pochino meglio. Io mi sbloccavo, riuscivo a isolarmi sempre meno, a parlare di più e quindi ecco, c'è stato un crescendo di emozioni positive anche in questo, che mi hanno portato sia ad avere ecco, oggi una vita di relazione normale, insomma, ecco, come era una volta. Poi c'è l'ultimo aspetto da tenere presente, sì, il test genetico negativo. Sì, diciamo la cosa poi di cui sono rimasta più sorpresa è che venendo ecco, da una situazione familiare che aveva una costante, dove il tumore ecco, era una costante di tutte le generazioni, pensavo di avere dei geni alterati e invece ecco, ho avuto 15 giorni fa la risposta al test genetico che è stata negativa. E la cosa ecco, strana e legata alla terapia con l'ARPA è che i vari diapason che mi venivano presentati, io inconsciamente sceglievo, ecco, ho scelto nel trattamento proprio la frequenza legata alla genetica, alle frequenze genetiche. Quindi ecco, abbiamo tolto le energie negative. E probabilmente introiettato l'energia buona. Probabilmente, come dicevo all'inizio, appunto all'inizio del trattamento ero un po' scettica, ma poi mi sono lasciata andare. Forse mi ha aiutato la sensibilità, cioè io sono una persona molto sensibile, molto empatica, anche se estremamente razionale, e questo probabilmente mi ha aiutato a lasciarmi andare, a introiettare questa musica che poi mi ha aiutato. Probabilmente è stato così, è andato così. E anche quando prima della chemioterapia e dopo della chemioterapia è stato anche un processo. Sì, un processo, dunque lo dicevamo, legato a... Alle vibrazioni, tu hai sentito prima? Ah sì, infatti, prima, ecco, prima della chemioterapia, le vibrazioni entravano in maniera forte dentro il corpo, soprattutto dentro le parti operate. E dopo scivolavano via, ecco, le sentivo proprio più deboli, più, come se non entrassero affatto, come se fossero scivolate via dal corpo. Dunque, il trattamento è stato, come dicevo prima, molto proficuo e rilassante. E, il trattamento consisteva all'inizio nello sdraiarsi sul lettino armonico, che veniva suonato, e le vibrazioni entravano nel corpo, soprattutto nella parte, come dicevo prima, nella parte operata, nel seno e nella testa. Aiutandosi, diciamo, il trattamento veniva svolto aiutandosi con la respirazione, cioè inspirando, cercando di pensare anche al positivo ed espirando, cioè buttando fuori lo stress, l'ansia e tutte le energie negative di quel momento. E questo è stato veramente rilassante, sì, veramente veramente rilassante. E dopo il trattamento, dopo seguiva il trattamento chemioterapico, dopodiché di nuovo abbinavamo la musica con l'arpa alla respirazione, al rilassamento e
si può dire, alla scelta dei diapason che poi venivano a toccare i punti, diciamo, i punti salienti, i punti più delicati del corpo in quel periodo, che nel mio caso erano il seno e la mente. E questo è stato fatto per 8 volte e ecco, le ultime volte l'umore è migliorato, l'energia è stata ritrovata anche grazie a questa respirazione vibrazioni del diapason, vibrazioni dell'arpa venivano, entravano, non entravano più a quel punto dentro. Le sentivo solo come suono piacevole, non come dentro il corpo, ma soltanto come un suono, ecco, ripeto, piacevole all'orecchio. I was a patient in 2020. I got cancer, breast cancer at the left side in February 2020. Was diagnosed as a cancer, a ductal cancer, with a specific name triple positive. Anogenital aggressive cancer, but luckily I got surgery in April 2020 after a few months diagnosis. I was practice mastectomy and remotion of all lymph nodes on the left side. After that, I went through the protocols of chemotherapy mixed with a new drugs called trastuzumab from November 2020. I was involved in musicotherapy organized by the oncologist department of the hospital I was treated. And thanks to Dr. Monica Powell, I was able to get involved in this musicotherapy, really important because this is one of the I got after this 8 session musicotherapy. I found a clear difference since the start. This technique is a harmonic sound based on ARPA therapy, provided for patients of any kind, not necessarily patients with anaplasia or only breast cancer, but any kind of cancer. Initially, I was feeling a kind of disharmony with back pain and the pelvic problem, the pelvic area as well. And I was, of course, complaining about the consistent and punctual pain between L2 L5 of my colon. Of course, the stress, anxiety, and fear was at the basis of daily treatment for a patient like me. I was not in condition to sleep at night, especially during the chemotherapy. After the first, the third, fourth session with Dr. Powell, Monica Powell, I had the opportunity to feel the benefits. A little change, of course, because it's taking time. And it's all a process, it consists of a process connected with your breathing system, which is facilitating your process of healing on the back pain of the central spot, still pain in your back. But after the end, immediately not, but after a few weeks, the therapy, I was feeling more positive, sleeping a little better. I was not in trouble sleeping, which is really a relief for a patient of ending this kind of tough therapy, of being involved for kind of patients that being involved in this kind of therapy. And I felt a kind of relief in terms of routine and daily basis activities, so less back pain. Of
course facilitated by meditation and breathing exercise connected with the music therapy. So I found these tools, this technique and this therapy a useful one for all my treatment, traditional medicine treatment. Thank you. Ho partecipato alla ricerca ospedaliera oncologica e della musicoterapia con l'ARPA e ho fatto 8 sedute. E volevo dire che è molto importante fare questo tipo di terapia, perché quando si riceve queste notizie così brutte e non si trova una via per uscire, si provano tutte. E per me è stata un'incognita in quel momento, però ho detto facciamo, vediamo che viene. E sinceramente devo dire che mi sono trovata benissimo sotto tutti i punti di vista, sia a livello psicologico e anche a livello fisico. Devo dire che durante le sedute, i cicli della chemioterapia, si sa che quella fa bene per le cellule del cancro, però ammazza le altre cellule, e questo tipo di terapia con l'ARPA mi ha aiutato a rilassarmi, mi ha aiutato a portare i livelli del sangue e anche i livelli di dolore delle ossa, insomma sono migliorati completamente. Infatti all'inizio, quando ho cominciato a fare i primi cicli, quelli diciamo più forti, che avevo forte nausea, vomito, il rilassamento della musicoterapia con l'ARPA mi ha aiutato a sopportare tanto questa cosa. E poi nel momento erano peggiorati gli esami del sangue, il fegato, erano peggiorati anche i dolori delle ossa, e con la musicoterapia dell'ARPA io ci ho trovato un notevole miglioramento, tant'è vero che a volte mi chiedo come ho fatto a sopportare tutto questo, perché sono convinta se non l'avessi fatto sinceramente ero in una situazione peggiore di adesso. E consiglio a tutti di farlo, perché potrei essere una novità, una cosa nuova, però dopo fatto la prima volta vi renderete conto che ne vale la pena, perché si migliora sotto tutti i punti di vista, sia a livello fisico, mentale, e sia proprio fa bene in tutto, ecco, non mi vergogno a dirlo. E poi durante queste terapie della sia oncologiche e la musicoterapia con l'ARPA abbiamo fatto tutte le volte il controllo sia dell'ossigeno, della pressione sanguigna e del polso, e sono migliorati continuamente, cioè io non ho avuto nessun tipo di problema negativo. E non saprei cos'altro aggiungere, però vi dico sinceramente a chi si trova a affrontare l'esperienza del cancro in qualsiasi modo, vi consiglio di farla, perché vi aiuta a sopportare questo, diciamo, trauma, tra virgolette, che ve lo dico, è grande, ma grande più di una montagna. E la musicoterapia con l'ARPA è una lucina che si vede in fondo, che si illumina sempre di più. Io ve la consiglio a tutti. Ho partecipato al progetto di musicoterapia con l'ARPA all'ospedale di Campostaggia, e il progetto era di musica terapia con l'ARPA, appunto, come dicevo, e avveniva prima della seduta di chemioterapia. Per me è stato importante anche proprio il fatto di
avere la possibilità di potermi rilassare prima di una seduta di chemioterapia per me è stato molto importante, proprio dal punto di vista anche psicologico. È stato importante, tra l'altro, anche proprio ho iniziato un po' con curiosità perché non sapevo esattamente, mi sono sdraiata sul lettino non sapendo esattamente, che non avevo delle grosse certezze, invece mi sono accorta che stando sdraiata e sentendo la musica, ci ho fatto caso, una volta mi sono presentata che avevo mal di schiena e sentendo la musica il dolore, ho sentito con maggior in modo più forte il dolore alla schiena, sentendo con la musica e soprattutto poi con la respirazione e inspirando ed espirando, per essere più precisi, cosa che mi ha insegnato Monica, perché io non la sapevo fare, poi mi sono sentita meglio, anche grazie all'aiuto del diapason. Tra le altre cose, la musica aiuta a rilassarsi, e il fatto stesso di poter scegliere un suono prima di sedersi sul lettino, un suono scelto personalmente è importante. E questa è stata sicuramente una cosa che mi è servita. Un'altra cosa è stata un'esperienza in camera. Io ero in camera quella volta, in camera da sola, stavo leggendo, è arrivata Monica e mi ha fatto inspirare ed espirare. Io mi sono rilassata al punto che poi a un certo punto, e ho usato anche il diapason, a un certo momento con gli occhi chiusi ero rilassatissima, praticamente mi ero addormentata. Ho aperto gli occhi, ho visto che Monica non c'era più, e quindi vuol dire che mi è servito anche a rilassare, e anche questo ero sotto chemioterapia, perché anche questo è importante dirlo, per cui ho francamente staccato, mi ero portato un libro da leggere e invece mi sono rilassata, e questo è stato una cosa assolutamente positiva che mi ha fatto bene. E che cosa pensi di dire ancora a altri? E io penso che sia importante proporre questo tipo di esperienza a tutti e farla conoscere, perché magari a volte non è stato il mio caso, però a volte c'è un po' di ritrosia, di paura, e quindi più si conosce, quando si conosce una cosa se ne conoscono, quando si prova poi si possono appunto conoscere i benefici e oltre, tra le altre cose, al fatto che è sicuramente utile la musica, il lettino armonico, c'è anche la parte del dialogo con Monica, che anche questa è stata importante per me in più occasioni. Ho parlato, tra l'altro era mancata una mia amica, ma non solo in quell'occasione, però anche lì mi ha dato, anche con l'aiuto della respirazione, mi ha detto delle cose che mi sono servite per stare meglio anche di testa, e stare bene di testa
fa star bene anche tutto il resto, sicuramente. Quindi, secondo me, l'importanza sta anche proprio in questo, nel creare un rapporto, un dialogo con una persona che ha a cuore la tua salute, la tua persona, che poi oltretutto impara a conoscerti volta a volta, incontro dopo incontro. Per cui, insomma, è un'esperienza che secondo me fa bene ed è utile, ed è molto utile, proprio perché, insomma, quando si sta male, quando si deve affrontare anche un percorso pesante, arrivare rilassati prima, e anche poi, perché poi c'è la fase anche successiva dopo l'achenio, perché è diviso in due parti la cosa, anche questo aiuta, ecco, aiuta molto, moltissimo prima e anche dopo, anche se magari dopo a volte si è un briciolino più stanchi perché le terapie un pochino fiaccano, ma comunque anche quello è un modo prima di uscire che aiuta a stare meglio.